Ciao, benvenuti nella magica atmosfera del mio studio. La scorsa volta vi ho messo un po' alla prova, se vi ricordate, abbiamo fatto questa collana e era piuttosto impegnativa, non difficile, impegnativa. Questa volta vi propongo un anello, visto che è da tantissimo che non facciamo un anello, intermedio, di livello intermedio, direi per tutti. È molto bello, di grande effetto, ma anche tanto facile. E allora, e voilà, facciamo questo anello insieme e ci vediamo tra un attimo. I materiali sono pochi e quindi non dovremo impazzire per cercarli. Allora, vi basterà 30 cm di un filo piuttosto morbido, non importa di che materiale, io ho preso del rame. Basta che sia sufficientemente morbido per essere manipolato, quindi si chiama questo il filo cotto, ecco, per chi non lo sapesse ancora. Una perla, una pietra, come volete voi, che abbia una dimensione che vada dai 6 al massimo 12 mm di diametro, perché poi può essere piuttosto scomodo indossarla. Però avete libera scelta. Il foro deve essere abbastanza grande perché ci deve passare un filo, non so se l'ho detto, ma da un millimetro di diametro, ok? Questo è un mezzo cristallo, ho preso un lilla. Poi ci vogliono delle coppette, ce ne vogliono due precisamente. Allora, le mie sono un po' modeste, sono quelle che avevo naturalmente nel mio materiale. Se ne avete di più vistose, va benissimo, perché qui le coppette, cioè gli elementi decorativi, hanno una funzione molto importante. Poi vi servirà anche del filo, precisamente siamo sui 2 metri di filo, misura abbondante, eccolo qui. Poi lo stireremo mentre lo usiamo, così è più facile da manipolare. È un filo, vi dicevo, da 0,4 di diametro e lungo circa 2 metri. Passiamo agli attrezzi, un pennarello, una riga, possibilmente una di queste pinze con le ganasce di plastica, oppure raddrizzerete il filo utilizzando anche uno straccio, vi aiuterete semplicemente con uno straccio, una stoffa, come volete. Dopodiché una piccola lima, se non avete una lima normale come questa, anche una limetta per unghie, una pinza di questo tipo, anche con le punte arrotondate può andare bene. Queste le punte, come vedete, un po' ricurve, io mi trovo bene sempre con questa, altrimenti una pinza normale. E poi avrete bisogno di una taglierina, eccoci qua. Adesso, amici, dovete ricavare la misura dell'anello. Prendete un anello tipo fedina e possibilmente, se avete un mandrino per anelli come questo, cercate di capire la misura. Allora, noi abitualmente lo facciamo con una anelliera, ma se non avete l'anelliera, nessun problema. Prendete l'anello che vi sta bene, costruite un cono di cartone, infilate l'anello, segnate proprio lì dove cade l'anello, diciamo sotto, proprio sotto, segnate con un pennarello una linea continua, prendete la misura di questa linea continua e cercate in una tabella per anelli, misure per anelli, ne trovate mille online e non dovete pagare nulla naturalmente. Cercate il diametro, basandovi sul diametro, diametro interno parliamo, la misura corrispondente. Ok, adesso una volta trovata questa misura possiamo procedere. Prendiamo il filo da un millimetro di diametro lungo 30 cm, lo mettiamo sulla riga in questo modo e scriviamo la metà, puntiamo la metà, ovvero circa 15 centimetri in questo modo. Prendiamo anche il filo da
0,4 lungo circa 2 metri, misura abbondante, lo pieghiamo a metà e tagliamolo in questo punto, ok? Adesso prendiamo sempre il filo da 30 centimetri, partiamo dal punto che abbiamo segnato come centrale e segniamo circa 4 millimetri da questa posizione, 4-5, in questo modo. Da qui, da questo punto in poi, cioè verso l'esterno, verso la fine, cominciamo ad avvolgere il filo a spirale con giri molto ravvicinati e molto uniti. Lo facciamo subito. Prendiamo una metà del filo da 0,4. Con un'estremità lisciamo sempre un po' il filo perché comunque aiuta anche ad avere un aspetto più regolare dei vari giri. Ok, partiamo quindi da questo segno, il secondo, e cominciamo ad avvolgere. Lasciamo pure che ci sia una piccola coda iniziale, iniziamo ad avvolgere in questo modo. Ecco, continuiamo in questo modo fino ad arrivare a circa 5 centimetri dal bordo estremo. Adesso che avete spiralato questo tratto, lasciando 5 centimetri di filo centrale, la parte interna, liberi, ecco, lasciate giusto un pezzettino di filo, aspettate a tagliarlo, mentre potrete tagliare questo all'inizio e con la pinza normale, appunto, tonde, o possibilmente quest'altra, eccola, abbassate questo tratto di filo, ok, in questo modo. Ora dobbiamo infilare le perle. Prima infiliamo una coppetta, poi la pietra, quindi di nuovo una coppetta e portiamo al centro in questo modo. Ora dobbiamo spiralare anche l'altro tratto di filo, lasciando sempre 5 centimetri liberi. Quando avrete già spiralato qualche centimetro di filo, tagliate questa prima eccedenza, perché poi arrivate alla fine non è detto che riusciate a spostare la spirale e a farlo. Poi riportate il filo in posizione dove era, in questo modo, e continuate a spiralare naturalmente. Adesso prendiamo il mandrino. Il segno della mia misura corrisponde più o meno alla fine di questo scotch. Allora, per questo primo passaggio è necessario prendere in considerazione una misura inferiore. Partiamo da una misura inferiore. Se usate oggetti di uso comune, se avete oggetti di uso comune per fare l'anello, potrebbe essere, mettiamo un oggetto come questo, trovatene un altro appena più piccolo, ma di una misura veramente. Perché in questa fase è possibile che l'anello si ingrandisca un pochino, si perda un po' il controllo della forma dell'anello. Quindi io salgo di pochissimo, punto, vedete la pietra, attenzione alla pietra che usate, e poi giro intorno. Prendo uno dei due fili, lo porto dietro, attenzione a non perdere il controllo della spirale. Io da qui non vedo, eccolo, lo porto dietro, riconquisto la posizione, davanti, sopra e mi fermo. Ok, adesso giro, ho girato l'anello, ho capovolto l'anello, l'ho portato sempre ad una misura inferiore rispetto a quella che mi serve. Prendo l'altro filo, quello libero, e faccio la stessa cosa, un giro intorno al mandrino per poi portarlo dall'altro lato. Ora posso liberare l'anello dal mandrino. Ecco, questo è l'anello
appena uscito dal mandrino, volevo giusto farvi vedere com'è. Ora lo portiamo alla misura giusta e lo concludiamo. Adesso riportiamo l'anello sul mandrino e facciamo coincidere la pietra con il segno che avevamo, oppure usiamo l'oggetto che avevamo deciso di utilizzare per la misura. Prendo il filo superiore e lo porto giù in questo modo, vedete? Intorno e giù. Giro l'anello, faccio la stessa cosa, prendo e lo porto giù in questo modo. Togliamo dal mandrino, vediamo com'è. Una volta tolto è così, vedete? Allora tratteniamo la pietra e il filo da un lato e facciamo passare questo filo all'interno, dobbiamo trovare la presa giusta, all'interno dell'anello. Per quello vi dicevo che serve un filo piuttosto morbido, perlomeno quello interno, da un millimetro, scusate. Allora faccio un paio di avvolgimenti, qui la spirale potrebbe allargarsi un pochino, la tratteniamo quanto possiamo, insomma anche un giro può andare bene. Ecco, io mi fermerei qua, direi il filo lo recupero, ricaccio il filo all'interno, poi cambio, faccio la stessa cosa, passo il filo all'interno, faccio un paio, faccio gli stessi giri che ho fatto da questo lato. Di tanto in tanto rimetto l'anello nella sua forma, sia da un lato che dall'altro. Ecco l'anello quasi terminato. Adesso l'ultimo giro o due giri lo facciamo con il filo nudo, quello che rimane. Prendiamo uno di questi fili nudi, lo facciamo passare intorno e dentro naturalmente l'anello per una, due volte, come preferite. Un paio di giri sono sempre piuttosto belli e terminiamo all'interno. All'interno noi tagliamo i fili, ecco, la tagliamo all'interno in questa maniera e la limiamo se necessario. Raccomandatissimo del filo cotto per fare questo lavoro, perché vi permette di disegnare quelle linee sinuose che tanto ci piacciono nella tecnica wire, che poi è la tecnica dei fili lavorati. Vi aspetto al prossimo video, iscrivetevi al canale, mi raccomando, vi aspetto qui venerdì prossimo. Grazie!